Sube! 3, 2, 1. Sube! Sube! 3, 2, 1. Sube! 2, 1. Sube! Because your body is pure adrenaline and I'm so high on you, baby. I'm on the edge, I'm falling apart because your body is pure adrenaline and I'm so high on you, baby. I'm on the edge, I'm falling apart. Ciao a tutti e ben ritrovati a un nuovo video di Super Adrenalina. Come avete potuto capire dal titolo del video o anche da come iniziare, se non era l'unico titolo, e anche dal fatto che io sono tornato seduto con Ietta Red, potete capire che è un video un po' diverso dal solito. Perché questo? Perché questo è il video numero 10 del canale. E sono contento di questa cosa perché vuol dire che se sono arrivato a 10 le cose non stanno andando poi così male. Quindi sono contento di questa cosa. E per di più, per festeggiare un obiettivo che per molti può fare una stronzata, invece per me vale tantissimo, perché vuol dire che c'è gente che sta seguendo quello che faccio, vede quello che dico e si diverte, tutto sommato, che è le 10.000 visualizzazioni complessive del canale. Quindi visto che sono contento di questa cosa e mi va di festeggiare con voi, questo sarà un video best of Sue. Che significa? Facciamo un piccolo riassunto di tutto quello che abbiamo fatto in natura insieme, perché Wagyu le cose le facciamo insieme, non faccio solo io, faccio i video, però su cui guardare è un motivo per continuare a fare. Quindi the best of. Ciao a tutti e ben ritrovati su Super Adrenalina. Come anche i Chipmunk, Alvin Superstar per intenderci, ha visto il video di Super Adrenalina e hanno fatto questo. Prossimo video.
Babbo, mi ha... mattina. Già, che io mi sveglio questa mattina, ok, adesso voglio migliorare la mia vita. No. Era una schioccata. Aspetta, riprovo. Ecco qua, adesso è schioccato. Mi facete fare un gol, mi facete prendere. Mi facete prendere. Un barone. Non so se avete notato che ho abbinato la maglietta alla stanza. Che cavallo. Ai, che bella una tizia, quello che c'è sta oggi, ma che vai? Oh, io ho l'iPhone, fammi un attimo se sta telefonando. Roy, ai, con Gaetano, hai tanti anni, con me chi sono? Come un cerri su bella trona vai? Come è che è? C'è un'aina che le cresce in coppia con altri. No, quella giorno la Vanessa, ma che cosa fai tu? Ma non capisci proprio niente. Babbo, come? Sto organizzando una grande salata. Ehi, non c'è mai insieme a questo, fate buono massa. Come tu fate buono massa? Sono in un video buono. Ehi, una super salata che ha per noi. Ma come la vacanza di un clamantai? Ma non è cosa, clamantai spacca il potrai. Allora perché cosa ci potrai? Il lavoro potrà, non è cosa, meglio torni in un video buono. Stiamo a stondi, vieni con me, vieni qua e danno tutti i danni, con quel ti raccomando, fra proprio, sei a casa tua, fra, ti raccomando. Ma ci fanno le telefonate, non fai c'è, ma riuscirà niente, dai, c'è, c'è, c'è. E mo fai un mio mostro, ma è che stiamo a dare tutto a noi con i soldi, ma non fa capire niente, vogliamo mamma soldi. Che centro abbronzante mi dica. Sì, per le 4 va bene. Va benissimo, ci vediamo dopo. A dopo. Prego. Buongiorno. Salve. Ai, non so per come fa una lampada, ma siccome sono un Gaetano Titano, tenimo un piccolo problema. E quale sarebbe questo problema? E mo te lo spiego subito, frate tuo, un bel gol, stai a casa tua. Praticamente, è a chi rotta causa che ha andando tra sinistra e a chi è ora. Ho capito, ma perché devo chiudere tutto? Perché? Perché non hai idea se mi riconoscono che ha su scena o buddai. Mi fa un favore. Oi. Dici. Ma vada pure, ma se ne vada. Ma com'è? Ma quale bordello, ma andate venire prima che ti pigli a capo, sforzo, fuori. Ma che? Fuori. Ah? Fuori. Oh! Siete in giro con la vostra amica. La vostra amica si ferma a guardare una vetrina, quindi rallenta il passo, voi non ve ne accorgete e la chiamate così. Ma che stai facendo a mettere in questa vetrina? No, tu vuoi muovere! Calcio è calcio, perché dovete sempre mettere in mezzo cose come il Vesuvio? Lasciare un tuo Vesuvio, facci solo un mio Vesuvio. Quindi... lanciare un messaggio, che Napoli è ancora una delle città più belle del mondo. È un bel presepe, alcuni pastori fanno un po' schifo, ma non tutti. La Raffoni! Se non è il vostro campo, lasciate dare diagnosi a chi invece di quel settore se ne occupa meglio di voi. Non potete mettere in subbuglio le persone così per un vostro errore, per una vostra malconsiderazione di quel problema. Quindi valutate bene le cose e cercate di capire fin dove il vostro giudizio può arrivare. È un consiglio che vi do perché capitano purtroppo queste cose, ve lo posso assicurare, e non è una cosa bella. Detto questo, volevo dirvi una cosa a tutti i ragazzi che vanno ancora a scuola e soprattutto magari per quelli che hanno l'esame di Stato. Ragazzi, non vedete la scuola come una tortura, vivetela bene, divertitevi. Per me sono stati degli anni fantastici e sono sincero, se potessi da un lato tornerei anche indietro, però non si può, il mio l'ho fatto. Alla fine la scuola vi chiede una cosa, studiare, e fatelo, che costo. La mattina la vostra unica preoccupazione è solamente che
che materia avevo oggi, era studia qualcosa che sicuramente non avete studiato. Fa niente, un modo lo si trova. Una volta finita la scuola, avete solo due pensieri nella testa. Il primo, adesso come riempio la giornata. Oppure un altro, che vi rendete conto che la vostra giornata è troppo piena. Io faccio parte della seconda frazione, no perché voglio fare buffone, perché così divido la mia vita tra lavoro e università. E la gente mi chiede, ma vale la pena fare questa vita? Vale la pena non fermarsi mai? Oddio, ci sono giorni che a volte vorrei fermarmi, vorrei riposare un po', magari farmi 3-4 giorni non stop di sonno, ma so che non posso e soprattutto da un lato non voglio, perché nonostante la mia vita sia strapiena di cose da fare, di cose da dire, di cose da inventare anche, a me tutto sommato va più che bene così. Anche perché, si sa, è un giorno chiederò spiegazioni per questa cosa a qualcuno, ci si rende conto di quello che si aveva quando lo si perde. E i ricordi passano, 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 passano. Ed è in quel momento in cui ti rendi conto che quegli occhi, forse, erano gli occhi della tua vita. Vedo gente che si dispera alla ricerca forzionale dell'amore, cercare quella persona che riesce a farti stare bene. Ma il mondo gira troppo veloce. Parliamoci chiaro, è così. E in fondo, l'amore, magari, lo hai di fronte ai tuoi occhi. Semplicemente, ancora non lo sa. Noi napoletani siamo così, siamo questo. Volevo dire una cosa alle persone che non sono di Napoli e che spesso ci criticano per queste cose. Noi siamo fatti davvero così, non criticateci. I difetti li abbiamo tutti, chi più e chi meno. Non è detto che un ragazzo solo perché è del nord o del centro è meglio di un ragazzo del sud, solo perché non è napoletano o del sud in generale. Siamo tutti un'unica famiglia, siamo italiani come disse anche Siani. Quindi amateci anche per questo. Non è possibile che nel 2014 siamo ancora a fare queste distinzioni. La ma fornì guagliù. Aurim fornì o no? Una premessa che io credo in Dio. Io voglio anche da un certo punto di vista credere che ci sia qualche essere umano o un gruppo di esseri umani che possano e vogliano governare il mondo. Ma almeno fatelo per bene. Cercare di dare un futuro ai giovani e a questo mondo che ormai è un futuro comincia a non averlo più. Però ormai è diventato più un fenomeno da mass media che una fede. Perché è facile per gente come cantanti, attori, dare cenni di questa fede, di questo essere illuminati per far parlare di sé. Non fare sempre queste cose, cioè fare parlare di voi per le vostre canzoni, per la vostra arte, per il vostro talento, non perché siete illuminati. Guai, la devo farmi io sti cose sceme per andare avanti nella vita. Allora, prima di chiudere il video volevo salutare un tanto, soprattutto ho visto la zona in cui si svolgono i mondiali in Brasile, dove parliamoci chiaro, si vive di povertà, di delinquenza, cioè bambini che a 7-8 anni già girano nelle favelas con le pistole. E giustamente queste popolazioni di persone che vivono in maniera degradata hanno contestato questi mondiali, perché effettivamente è brutto vedere in questo spazio di soldi per una partita di pallone e questa povera gente che non ha neanche la casa. Quindi a Wirfony o no, io direi non voglio fare il moralista e il ruffiano di turno, però secondo me spendere tutti questi soldi per un evento e uno sport quali si può fare anche con molti meno soldi, ma vedo veramente una grandissima cazzata. Quei soldi dateli a chi veramente ne ha bisogno. I calciatori di soldi non ne hanno bisogno. Parlamici chiaramente. E questo era il best of del canale Superallenati. Se il video vi è piaciuto, come al solito, vai giù, pollice in su, condividete. Avete un motivo in più per condividere, così magari chi non ha mai seguito il mio canale con questo video segue un po' tutto quello che ho fatto fino ad ora. E magari se vi ci piacciono, vi comincia a seguire, si iscrive e diventiamo di più. E voglio ancora il più bene per questa cosa. Non so ancora se questo sarà l'ultimo o il penultimo video. Probabilmente il penultimo, perché in settimana dovrebbe arrivare un altro video. Nel caso in cui così non fosse, a settembre vi assicuro che torneremo con tante cose nuove, tante novità e tante cose belle da fare tutti quanti insieme. Sempre tutti quanti insieme, voglio non parla mai solo con me. Questo avviso, fatta così. Ci vediamo al prossimo video e ciao!